Giulio Andreotti diceva che provare a risanare i trasporti pubblici poteva far trovare il buon amministratore di fronte a un pozzo senza fondo. E di esperienza Andreotti ne aveva tanta. Il vecchio adagio si conferma ancora oggi. Il sistema del trasporto pubblico locale, cioè bus e metropolitane cittadine per lo più, in Italia macina perdite a non finire, indifferentemente da nord a sud. Quasi 17 miliardi di contributi pubblici in 5 anni dal 2011 al 2015. Al centro delle polemiche in questi giorni è l'ATAC, l'azienda dei trasporti della capitale, che è leader assoluta delle perdite nel nostro paese, ma nei mesi scorsi hanno fatto parlare di sé le partecipate di Palermo e Napoli e tra qualche settimana sarà Torino con la GTT a occupare l'attenzione nazionale. Ovviamente il rosso di ATAC, 1,35 miliardi, non è nato in questi anni ma ha una storia lunga. In particolare è aumentato pericolosamente tra 2011 e 2015 per 765 milioni di euro e la soddisfazione dei cittadini è bassissima. Usano i mezzi pubblici a Roma solo il 41% degli abitanti, a Berlino sono il 55%, a Londra il 52%, a Parigi addirittura l'80%, ma Parigi è probabilmente la città più connessa ed efficiente al mondo per i mezzi pubblici, insieme a Shanghai. Quindi l'ATAC ha accumulato grandi perdite negli anni passati e ora la sindaca Raggi ha in mano un bubone pericolosissimo. Ben due amministratori delegati si sono dimessi e l'attuale manager Paolo Simioni è praticamente un supercommissario. Il problema vero è l'anarchia dei dipendenti, troppi, quasi 12.000. Roma ha bisogno di un'azione forte e coraggiosa, dice il ministro dei trasporti Graziano Del Rio. Il diritto alla mobilità dei romani e dei turisti va garantito. Ma il governo deve dare una mano alla Raggi e soprattutto Roma ha bisogno di molto rigore per affrontare il problema ATAC, anche perché la capitale è il nostro biglietto da visita nel mondo. Ovviamente l'emergenza è irrisolvibile, abbiamo diversi esempi virtuosi di trasporto pubblico. Il più importante è l'ATM di Milano, 12.000 dipendenti a Roma, 9.500 a Milano, ma con 170.000 chilometri percorsi nel capoluogo Menichino in un anno rispetto ai 150.000 di Roma, molto più estesa, e 17,5 km per dipendenti a Milano, 12,5 a Roma. E ci sono poi le aziende virtuose come Chieti e Bologna, che addirittura fanno utili con il trasporto dei cittadini, come in Lombardia.